Sicuramente, però ci rimane la possibilità di andare invece a dare sostanza e nutrimento alla nostra anima e al nostro cervello, grazie a far diventare magari il teatro un'abitudine. Ma da soli, ve lo dico già, non si può fare se non invece ascoltando i consigli di Tamara Valeo. Buongiorno Tamara! Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori di Good Morning Milano e di Crystal Come Radio. E stai? un Come stai? saluto Come anche stai? alle tue collaboratrici Beatrice e Ginevra che lavorano alacremente, Sì, qua sono qua quindi che corrono da una salutiamo. parte all'altra dello studio, secondo me perché fanno ginnastica, però nel senso comunque sono anche molto Fanno brave. ginnastica e Infatti, lavorano, no, no, quindi mettono sono insieme due bravissime. elementi. Poi adesso è arrivato anche un maschietto, finalmente. Abbiamo anche Luca adesso, pensa, adesso, che La verrà quota visto. azzurra. Sì, che verrà bistrattato e trattato malissimo dalle due Ma non arpie è in regia, però vero. sono bravissime, bravissime comunque. Non potrei fare questa trasmissione senza di loro. Esatto, Come non esatto. possiamo farci un weekend o comunque una serata decente senza seguire i tuoi consigli? Allora, oggi ho voluto fare un viaggio tra letteratura e teatro. Perché? Perché oggi, allora, prima di tutto andiamo al teatro Studio Melato, che si trova in zona Lanza, quindi metropolitana verde, fermata Lanza. Si può raggiungere facilmente anche con la bicicletta, glielo faccio sempre, per uno spettacolo che io trovo, secondo me, una vera chicca, e cioè Altri Libertini, tratto dal testo di Pier Vittorio Tondelli, che era uno scrittore, che poi è stato anche appunto giornalista, diciamo che faceva dei testi molto di rottura nei confronti di una società che in qualche modo voleva far tacere una parte di voce, e invece nei suoi testi, che sono testi però abbastanza appunto forti di rottura, c'è una forma di rivoluzione. E Licia La Nera, che è un'artista meravigliosa, ha una compagnia appunto Licia La Nera, ha scelto di portare in scena per la prima volta un testo, nel senso che i testi di Tondelli non sono stati mai portati in scena. Lei ha avuto la possibilità di avere i diritti per portare in scena questo testo, Altri Libertini, che è stato addirittura censurato nel momento in cui è andato in pubblicazione, e lo porta in scena insieme a una compagnia scelta da lei, con Gian Domenico Cupaiolo, Danilo Giuva, che fa parte della compagnia Licia La Nera, Licia La Nera stessa e Roberto Magnani, e portano in scena tre dei racconti contenuti all'interno di Altri Libertini. Sono racconti appunto con un linguaggio molto forte, proprio di rottura, che parla di una generazione, come spesso di giovani ai margini della società, in cerca di una propria identità alla fine degli anni 70. Sicuramente è un'opera, Licia La Nera ci ha abituato nei suoi spettacoli ad essere sempre molto molto vera, molto onesta, molto dritta nelle sue narrazioni, nei suoi racconti. E devo dire che in questo caso ha scelto con grande consapevolezza di entrare nel mondo di Tondelli, di farlo conoscere anche attraverso questa riproposizione, perché appunto sua firma, lei firma la trasposizione teatrale e la regia, e devo dire che secondo me è un appuntamento da non perdere, sia che abbiamo letto i testi di Tondelli, sia che invece non conosciamo questo autore e vogliamo scoprirlo attraverso questo spettacolo. Quindi Studio Melato, Metropolitana Lanza, ci troviamo appunto in centro Milano, si raggiunge anche con la bicicletta, ecco, con la macchina è un po' più difficile, però diciamo che si può raggiungere Beh, facilmente. andare in macchina lì veramente da, cioè, ti la Sì, devono togliere la esatto. patente, insomma, andare in Io macchina lì, cioè, non ci ho mai ma provato, no, diciamo infatti, cioè, così. puoi arrivarci in qualsiasi modo, tranne che Allora, in macchina. invece. Esatto, invece adesso ci spostiamo in zona Porta Romana perché andiamo al Teatro Franco Parenti, dove è in scena fino al 10 di novembre uno spettacolo, anzi due spettacoli su Tennessee Williams, che è un grande drammaturgo americano, che appunto ha portato molte storie sulla solitudine, sulla ricerca di sé attraverso le sue opere, e sono in scena due testi Tennessee Williams con un autore, scusate, con un interprete che
lega questi due spettacoli, quindi è anche una cosa molto particolare, perché da una parte abbiamo Parlami come la pioggia, con la regia di Andrea Piazza, in scena ci sono una meravigliosa Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa. Lo stesso Francesco Sferrazza Papa è protagonista anche dello Zoo di Vetro, che è l'altro spettacolo di Tennessee Williams, sempre al Teatro Franco Parenti, con in scena appunto Francesco Sferrazza Papa, Zoe Solferino, Valentina Bartolo e con la regia di Luigi Siracusa. Quindi si può fare un viaggio in due opere di Tennessee Williams, quindi comunque in uno spaccato della sua produzione, attraverso questi due racconti, attraverso queste, scusate, questi due testi. Sono molto diversi fra loro perché Parlami come la pioggia sono cinque quadri e quindi cinque narrazioni di solitudine declinate in forma diversa perché ci sono appunto due relazioni diverse tra madre e figlio, una coppia, tra due persone che si incontrano casualmente e le cui malinconie si toccano. Quindi c'è una narrazione che si spezza e si ricompone in dinamiche molto diverse fra loro. Vabbè, Valentina Picello e Francesco Sferrazza Papa lo riescono a fare con una grande, con un'emotività, che, arriva al pubblico, ma poi viene interiorizzata e arriva profondamente alle radici di quel dolore e di quella malinconia. Dall'altra parte, lo Zoo di Vetro è una storia che moltissimi conoscono, perché è la storia di questa famiglia, la madre Amanda e i figli Tom e Laura. Una madre che è rimasta da sola, che vede in questi figli in qualche modo la fine, diciamo così, della sua vita, e quindi riversa su di loro un amore spropositato che in qualche modo non le permette di vivere pienamente il suo presente, e quindi c'è una frustrazione molto profonda che lei cerca poi di risolvere, attraverso, la risoluzione, diciamo così, delle vite dei propri figli. Un figlio, Tom, che anche lui è frustrato perché deve sopportare il peso di una famiglia, un peso che non ha scelto, ma che da cui si sente imprigionato. E poi c'è Laura, che forse è il personaggio tra questi, più lontano dal senso di frustrazione. Lei vuole solo trovarsi nel mondo e invece il mondo non l'accetta perché ha un piccolo difetto fisico. Ma in realtà la sua grande difficoltà è che il suo mondo interiore non si coniuga col mondo esteriore. E quindi queste tre anime che entrano in conflitto fortemente tra loro, a un certo punto avranno diciamo così, uno scontro ultimo che porterà a una conseguenza assoluta. Però la cosa interessante è che Luigi Siracusa, il regista, ha scelto di fare questo viaggio attraverso la memoria. Quindi non siamo nel presente, ma siamo nella memoria e nei ricordi del figlio Tom. Un viaggio molto bello, sia Parlami come la pioggia che lo Zoo di Vetro saranno in scena al Teatro Franco Parenti, zona Porta Romana, quindi metropolitana gialla, fino al 10 novembre. Ma voglio chiudere questo appuntamento, visto che la letteratura ci ha accompagnato. Chiudiamo con un libro, no? Ah, Chiudiamo ok, chiudiamo con un consiglio letterario. Rosella Postorino, Nei nervi e nel cuore. Lei è diventata molto famosa ai più per le assaggiatrici, e questo è un memoriale per il presente, quindi ci sono molte riflessioni sulla sua storia personale che però si connettono con la storia di tutti noi e di tutte noi in qualche modo, e c'è una riflessione bellissima sulla fragilità, e con questa vi saluto poi. Ciò che lascia perplesse le persone è la fragilità, che non si può mascherare connessa a un'indubbia tenacia, insomma, la contraddizione. Credo di essere finita a occuparmi di romanzi perché i romanzi lo sanno che di contraddizione siamo fatti, ce lo sbattono in faccia senza nascondimenti, più sono validi e meno ci abbindolano. In un mondo che includerebbe soltanto i produttivi e gli efficienti, i romanzi sanno che la possibilità di inciampare e di deragliare è una sovversione. Scrivo perché a volte mi sento rifiutata e indegna e questa sensazione prima o poi la provano tutti. Scrivo perché ho bisogno di essere accettata come chiunque. Scrivo per cercare riscatto e non mi sento riscattata mai. Scrivo per rivendicare il nostro diritto di trionfare e di perdere, di essere limpidi e imperscrutabili, qualcosa che difficilmente si può afferrare del tutto perché siamo ambigui, cioè umani. Quindi, detto Beh, questo, detto questo io non posso aggiungere niente, cioè lo lascio a neanch'io, te. neanch'io, e
l'ambiguità e comunque l'essere umano è indagato e frastagliato grazie anche a tutte le narrazioni teatrali che ci accompagnano, che quindi, oltre che quelle letterarie, che si in realtà che si innescano tra loro, perché molto spesso gli spettacoli teatrali vengono ispirati da romanzi, le parole in qualche modo si mescolano e si manifestano attraverso forme d'arte, che possono essere il teatro, la letteratura, anche la pittura, l'arte, eccetera. Quindi andate e cercate di trovare la vostra fragilità nelle narrazioni che ci circondano. Tamara, grazie mille davvero, Grazie appuntamenti che non possiamo perderci e soprattutto grazie anche per quest'ultima chiusura molto interessante. Ricordaci il libro, faccelo vedere l'ultimo secondo a voi. Ah ancora, sì, chi è? certo. Chi è? Rosella Postorini, nei nervi e nel cuore. Rosella Postorino, nei nervi e nel cuore. Grazie mille Postorini. Tamara, a settimana Grazie, ciao. prossima, buon Buon weekend lavoro. lungo, ciao ciao Ciao, ciao ciao ciao. ciao ciao. Andiamo con un po' di musica e poi sono già arrivata la nostra ospite, la vedo dal di là del vetro, Valeria De Paoli, oggi ci parlerà di un podcast, ma qualcosa di molto molto interessante che adesso poi vi racconto meglio, anzi ce lo facciamo contare dalla sua viva voce, subito dopo Jovanotti, subito dopo Mi fido di te.